Ancora uno sbarco di migranti nel porto di Pozzallo, un comune costiero della provincia di Ragusa. Oggi sono arrivate 251 persone a bordo di una nave porta containers battente bandiera turca. Si tratta della Natalia Arcas, cui giovani marinai hanno tratto in salvo i migranti in mare aperto. Gli stessi marinai di Istanbul si sono dati un grande fare anche durante le operazioni di sbarco, anche per aiutare i numerosi minori a scendere dalla scaletta della nave. Le operazioni di sbarco sulla banchina del porto di Pozzallo sono iniziate alle 9.30 per concludersi alle 13. Hanno toccato terra 172 uomini, 31 donne e 48 minori. Una donna in stato di gravidanza è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Modica. Presenti le organizzazioni di volontariato coordinate dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, Servizio di Ragusa.